Le riuscivi a tenere tutte dentro, non traspiravano mai, cioè non appariva mai nulla. Era forse questa la tua forza? Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per il complimento, perché penso che un complimento migliore non potessi farmi. Una cosa veramente sentita. A maggior ragione, grazie ancora. E le emozioni, l'hai detto tu prima, non è facile giocare a Marassi per un portiere e avere comunque la Sud praticamente sulla spalla. E perciò devi avere grandissima personalità, grandissimo carattere, devi essere coinvolto al punto giusto, ma devi anche essere ermetico per poter poi trasformare, diciamo così, questa emozione in una prestazione. E questa è la vera difficoltà, perché comunque giocare a Marassi di fronte ai nostri tifosi non è la cosa più semplice di questo mondo. Sembra una banalità, ma in realtà si sente, si percepisce l'emozione del tifoso, la sua delusione o la sua esaltazione. E la verità è che quando sei in campo devi riuscire ad essere, come dicevo prima, ermetico, perché altrimenti questo può influire negativamente sulla prestazione. Che tra l'altro vorrei dire, Luigi Turci, il portiere della promozione in Serie A della Sampdoria, vorrei ricordare questa cosa. Ma giusto questa cosa che diceva Maurizio, l'anno dopo che è arrivato Antonioli e tu non giocasti purtroppo tante partite, però ogni volta che sei stato chiamato in causa facesti benissimo, quindi anche questo è grande merito, perché vuol dire che ti sei sempre allenato pensando di giocare. Sbaglio? No, non sbaglio, guarda, la cosa che mi mancava di più non era la settimana, ma era la domenica. Cioè, gli anni di A, onestamente, ha giocato Francesco, che diamo a Cesare quel che è di Cesare, non mi ha lasciato proprio neanche un mezzo spiraglio, perché fece due campionati strepitosi dal punto di vista del rendimento personale, e perciò non riuscì nemmeno a creare una breccia per poter ritagliarmi uno spazio. Quando capitò per questione di infortuni, diciamo, riuscì a togliermi qualche soddisfazione, qualche briciola me la sono presa, però onestà, non mi mancava la settimana, perché la settimana col gruppo era qualcosa di piacevole. Per noi era piacevole passare la settimana insieme, trascorrere il tempo insieme, perché era fatto comunque da un gruppo di uomini veri, da persone vere che avevano la coscienza di quello che stavano facendo e avevano la consapevolezza anche dell'importanza di quello che stavano facendo. E perciò mi mancava la domenica, quando dovevo sedermi in panchina. Infatti è questa la cosa che mi dava veramente fastidio. E voglio raccontare un episodio quando c'era naturalmente ancora Fabrizio, che l'anno che abbiamo passato insieme di Bino, inizialmente appunto io fui preso per fare titolare, inizialmente ero capitano, poi ebbe un infortunio, giocò Fabrizio tra l'altro benissimo, questo lo devo ricordare, non solo per i rigori parati ma per altro, ed ebbi, rientrai e ebbi un periodo un po', diciamo così, altalenante, perché all'inizio della quando rientrai il periodo fu buono, poi come sempre raccogli quello che hai seminato, e perciò essendo stato fermo, infortunato, non raccoglievo niente. E perciò ci fu una partita dove mister Novellino decise di far giocare Fabrizio a Cagliari. Per fortuna che abbiamo perso al 90°, perché secondo me non giocavo più al 90°, altrimenti non giocavo. Perciò ti dico, per assurdo, adesso ci rido con lui, ma una partita in cui al 93° perdemmo 1-0, e da lì Novellino ebbe un attimino la folgorazione sulla strada di Damasco e ritornai a giocare, perché altrimenti secondo me ci metteva una croce sopra e non c'era verso, anche perché ti ricordi che, con tutto il rispetto, io dico che, ripeto, Fabrizio fece benissimo, era leggermente scaramantico, leggermente, il mister Novellino leggermente scaramantico. Sì. Si passava per uno molto napoletano da quel punto di vista lì. Beh, diciamo.